Salve a tutti dalla Giurista Online. Oggi vi mostrerò il codice penale studium della tribuna. Questo è un codice che è particolarmente indicato per lo studio, proprio per la sua struttura, in quanto per ciascun articolo, sia di parte generale che di parte speciale, riporta dottrina, giurisprudenza ed esempi pratici, come un vero e proprio manuale, partendo però dallo studio del codice, quindi ha il vantaggio di essere approfondito ed utile come un manuale, ma avendo sostanzialmente uno studio che parte direttamente dal codice di diritto penale. Per quanto riguarda questo tipo di codice della tribuna casa editrice, abbiamo, come solitamente accade per i codici, abbiamo la parte dedicata alla Costituzione, nonché la parte dedicata appunto al codice di diritto penale, con la solita divisione in primo libro, reati in generale, delitti, le contravvenzioni e così via. Vorrei subito mostrarvi la struttura per darvi la possibilità di cogliere la grande utilità di questo codice che io personalmente sto utilizzando per lo studio e di cui sono particolarmente contenta. Questo codice in particolare mi è stato regalato dalla casa editrice La Tribuna, ma vi confesso con sincerità che era mio desiderio acquistarlo da molto tempo e quindi ve ne parlo davvero bene perché veramente ne vale la pena. Io ne sto trovando molto lo sto trovando molto utile. Lascio però a voi ovviamente il giudizio. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 49, reato supposto erroneamente, reato impossibile, come è possibile vedere, abbiamo la prima parte dedicata all'articolo, dopodiché inizia il commento. Nel commento troveremo quindi quella parte legata alla dottrina, quella parte teorica che è rinvenibile anche nei manuali. Parte quindi questa parte dedicata al commento. Quindi vi mostro come è strutturato. Quindi qui abbiamo tutto il commento dell'articolo. Vi assicuro che è proprio come avere un manuale di diritto penale. E, con ad esempio nel caso di specie della definizione ad esempio del reato putativo, delle diverse fattispecie. Ad esempio, qui c'è anche poi una parentesi relativa alla diversità tra l'Italia e la Germania. Parte poi con la distinzione con il reato impossibile ed inoltre volevo farvi notare come talvolta durante la spiegazione viene riportato come qui, ad esempio, viene scritto esempio 2, esempio 4. Perché per ciascun articolo è riportata una sezione nella quale troveremo effettivamente gli esempi. Quindi per ogni parte dedicata al commento e quindi alla relativa parte dottrinale avremo un esempio pratico. E questo vi assicuro che almeno io lo trovo utilissimo, avere subito un riscontro pratico di quello che è il caso teorico. Abbiamo quindi il corpo dell'articolo, il commento, gli esempi che sono riportati, dopodiché parte la sezione dedicata alla giurisprudenza con le varie massime che partono ad esempio in questo caso dal 2009, via via, cronologicamente, fino a raggiungere delle sentenze del 2020. Qui abbiamo una sezione unita del 2020, quindi c'è tutto un excursus simile sulla falsariga di quello presente nei codici annotati con la giurisprudenza, dove ovviamente vengono riportate le massime più rilevanti, in questo caso partendo dal 2009, giungendo fino alle pronunce più importanti del 2020. Se inoltre vi sono delle pronunce a sezioni unite, queste le troverete sempre.
per darvi la possibilità di vedere anche un esempio relativo a quella che è la parte speciale di diritto penale, riprendendo anche quella che è la suddivisione che troviamo all'interno dei manuali, volevo un attimo farvi vedere la recidiva. La recidiva mi ha colpito particolarmente perché la spiegazione è molto molto approfondita. Abbiamo come sempre tutta la parte dedicata all'articolo con note quindi relative ad eventuali modifiche che sono intervenute. Dopodiché abbiamo, come abbiamo potuto già vedere, il commento. In questo caso, ad esempio, il commento è davvero, davvero esaustivo e particolarmente lungo, quindi davvero è un'argomentazione più che esaustiva. Continua. E per giungere qui, come sempre, all'esempio. Quindi vengono fatti degli esempi e poi c'è tutta la parte legata alla giurisprudenza. E anche qui abbiamo, ad esempio, delle pronunce del 2020. Vi mostro adesso come sono strutturati, ad esempio, i reati. 589, 589, omicidio colposo. Anche qui abbiamo il corpo dell'articolo, quindi viene riportato integralmente, vengono riportate le note legate a quelle che sono le modifiche intervenute nel corso del tempo. Viene riportato, come spesso accade nei codici, quelle che sono, ad esempio, note procedurali. E l'autorità giudiziaria competente, le misure cautelari, quindi tutte quelle piccole informazioni che possono aiutarci ad inquadrare meglio la fattispecie di reato. Dopodiché, anche qui abbiamo il commento, quindi abbiamo tutta la sezione dedicata al commento del reato. E ad esempio qui, nel caso dell'omicidio colposo, abbiamo anche un focus legato al periodo successivo, quindi alla situazione successiva alla riforma del 2016 e poi alla riforma del 2018. Anche qui, come sempre, è strutturato seguendo lo schema dell'esempio e della giurisprudenza. Che è molto ricca, una sezione molto ricca. Ed anche qui volevo mostrarvi come le sentenze più recenti vengono sempre riportate. Io come utilizzo questo codice? In questo momento in cui sto preparando come molti l'esame d'avvocato, il cosiddetto orale rafforzato, utilizzo questo codice proprio per lo studio. Al manuale affianco il codice, anche se vi dico che questo codice potrebbe anche integralmente sostituire un manuale ed essere compatto in un unico, diciamo, codice manuale. Potremmo avere la possibilità di studiare direttamente dal codice. Io ho scelto di affiancarlo, poi ovviamente le esigenze sono differenti, ma per ogni argomento, per ogni articolo io davvero lo leggo e anche perché mi permette non solo con gli esempi di comprendere meglio, ma mi permette anche di leggere velocemente una raccolta di massime inerenti al caso di specie e mi aiutano tantissimo nel insomma avere
una lettura sotto mano, la possibilità di dare, di leggere velocemente delle massime, che potranno poi essere utili proprio in sede d'esame. Per quanto riguarda il prezzo, allora, questo codice costa 45 euro. Allora, può sembrare tanto, ma per la qualità di questo codice io direi che è un prezzo giusto. A tal proposito, per chi non lo sapesse, è possibile applicare il codice sconto Giurista Online, scritto tutto in grande, per acquisti effettuati dal sito della tribuna, ottenendo uno sconto del 5% e la spedizione gratuita senza minimo di spesa. Se avete domande potete scrivermi, spero che questo video vi sia stato utile e a presto. Un bacio dalla Giurista Online.